se ripeterò alcune cose che sono già state dette, ma io voglio uscire da questo nostro incontro con molta franchezza e fare anche il quadro di quello che è accaduto per evitare che in futuro, in altre parti d'Italia, per la realizzazione delle infrastrutture, si subisca quello che è stato subito. Nel 1968 fu costituita la società che doveva realizzare. Nel 1969 fu rilasciata la concessione. Sono passati 43 anni da quando si è costituita la società. L'opera non si è realizzata perché in questi 43 anni è accaduto quello che ha detto l'ingegnere Castellucci. Tutti i progetti, con l'ipotesi di progetto che venivano presentati, andavano così. La risposta era: l'opera la dobbiamo realizzare, però ci vuole un altro progetto. E sono passati 40 anni a rincorrere un progetto dietro all'altro, ogni progetto presentato non andava bene. Nella legislatura 2001-2006, cosa accade? Che l'allora ministro delle infrastrutture e dei trasporti, era l'ingegnere Lunardi, il presidente della giunta regionale della Toscana, Altini, e si scontrarono molto fortemente contro un progetto, perché la regione Toscana voleva un progetto sull'Aurelia e mentre l'ingegnere Lunardi voleva un progetto a nord che passava a monte, si rischiava in quel modo di non realizzare l'opera. Allora, scusate se mi scivolo, ma questa è la verità, in quel periodo io facevo il ministro dell'ambiente ed allora convocai, forse troppo dire convocai, pregai sia Lunardi che Martini di venire al ministero dell'ambiente e di incontrarsi in officina per cercare di mettere d'accordo i comuni che erano su posizioni così direttamente di contrasto per cercare di riavviare la possibilità di realizzare l'opera. Ci furono dei passi avanti importanti, tant'è vero che fu presentato un progetto di massima a Via che ebbe una valutazione di impatto ambientale favorevole e praticamente si rimise in moto la possibilità di realizzare questo. Allora, qual è stata? Per questo voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato, consentire in primis, è stato il commissario Barbone, che credendo in quest'opera ha lavorato perché quest'opera aveva bisogno di due cose indispensabili per realizzare. Uno era ovviamente il progetto e l'altra la bancabilità. Voglio aggiungere, e lo dico e ringrazio il signor Sindaco non soltanto di averci ospitato in questa splendida sala, ma di non avere il suo intervento privilegiato in saluto. Ma di solito si fa, ma anche di essere entrato. Voglio dire che tutto questo, quanto è costato all'imprenditoria laziale e toscana la mancanza di questa infrastruttura, quanto è costata quella piccola e media imprenditoria che ha bisogno di reperire materia prima, di terminare il prodotto e consegnare il prodotto, quanto è inciso il costo del trasporto sul prodotto finito in questa zona, quanto è costato? Io credo che se andiamo a vedere è costato molto, così come i tre porti che insistono sul territorio, anche questo è già stato ricordato, Civitavecchia che ha una sua caratteristica, soprattutto per quanto concerne gli aspetti crocieristici, e se consideriamo una cittadina come questa di Tarquinia, io credo che qualcosa da mostrare
turismo in rabbia, quanto è costato al porto di Piombino, che preso il collocamento, non soltanto nell'arcipelago toscano, ma anche con la Corsica e con la Sardegna, e al porto industriale di Livorno, che in questi anni ha avuto grandi difficoltà, anche perché i collegamenti infrastrutturali, soprattutto autostradali, erano e sono carenti. Allora, tutto questo deve essere messo sul risultato per cercare di realizzare l'opera. E poi, siccome qui ha parlato di questo, vi ringrazio, coloro che hanno realizzato questo incontro, ha parlato anche la signora che rappresenta coloro che lavorano sul territorio. Beh, anche di questo, diciamo, diamo un dato. Mentre nei 3 anni per realizzare questo lotto, di circa 15 chilometri, lavoreranno circa 5.000 persone per realizzare quest'opera. Non mi pare che in un momento come questo di carenza di lavoro anche questo sia secondario rispetto a problemi economici, rispetto al prodotto interno. Credo che anche questo debba essere messo nel conto. Allora io comprendo, per carità, non mi adonto se c'è ancora qualcuno che è contrario. Non esiste in Italia, ma insomma anche negli altri parti, ma anche solo almeno, non esiste qualsiasi opera infrastrutturale che si vuole realizzare, c'è sempre qualcuno che si alza e dice che sono contrario. Lo fanno per ideologici, lo fanno per convinzione. Io credo che molti di loro siano anche in perfetta buona fede, lo fanno perché sono convinti realizzazione di un'opera infrastrutturale sia dannosa da meno, ma ci sono anche coloro che non sono pochi, che lo fanno di mestiere, qualsiasi opera si vuole realizzare, sono sempre contrari a un porto, a un ponte, a un'infrastruttura, a una ferrovia, le troviamo sempre e organizzano in questo contesto. Io credo che chi fa parte degli esecutivi ha l'obbligo di ascoltare, l'obbligo di dare loro tutte le informazioni possibili e immaginabili, ma poi c'è un obbligo da parte dell'esecutivo a tutti i livelli di decidere, e questa volta noi abbiamo deciso. E voglio concludere ringraziando la Regione Lazio e la Regione Toscana, perché in questi anni io ho lavorato con amministrazioni diverse, cioè anche di colori diversi, ma comunque ci sono state le elezioni, come ripeto, quando lavorando che c'era la Regione Toscana, il presidente della Giunta che era Martini e poi Rossi attualmente, e con il periodo in cui c'è stato Marazzo, poi ora. E devo dire che se oggi si arriva a questa decisione, la Regione, ha detto proprio, lo hanno detto la Regione, si è potuto fare grazie ad un rapporto istituzionale corretto, a prescindere dal colore politico. Se continuiamo su questa strada, nel avere rispetto delle istituzioni, io credo che anche le opere in questo paese che è rimasto indietro negli anni si possono finalmente realizzare. Grazie.